Ed eccoci qua, finalmente è uscito il trailer della Lego, mi raccomando raga, lasciate like e iscrizione, è la modalità quella forse un pochino più attesa di tutte e tre. Vediamo quali sono i contenuti, il trailer è molto lungo, 2 minuti e 37, quindi andrà oltre l'anteprima che abbiamo già visto all'interno dell'evento finale, immagino. E domani esce la modalità, sicuramente la proviamo in diretta, non so a che ora esce, si supponeva l'una, quindi se sarò già a l'una in diretta a provarla, altrimenti all'ora che è, ma vediamo un po' i contenuti, Epic Games Lego, e capiamo un attimino che cosa andremo a fare da domani all'interno del mondo di Fortnite, stavo per dire, ma in realtà del mondo di Lego per Fortnite. Ah, però qua siamo... Che tra l'altro ultimamente non mi fa più mettere in pausa, vabbè, con lo spazio, ma con la cappa. Allora, questa posso dire, si vede che questo è un trailer che hanno probabilmente preparato 100 anni fa, no? Ancora non avevano idea di come avrebbero devastato e spazzato via tutta la storia, perché qua sembra ancora esserci una coerenza, no? Forse uno dei trailer più coerenti al mondo, cioè delle guardie lì che inseguono un looper fuggente. Ma ok, sì, è andata, ragazzi, questa storyline è andata, peccato, eh? Però vi fa percepire come, vedete, questo è un mondo da PEGI 12, è cupo, fa paura. Venite in un mondo come quello Lego, che è molto più bello, chiaramente tramite la Rift. Pecorelle di Lego. Però vedete che non è tutto di Lego, eh? Attenzione, perché il mondo, il terreno, è perfettamente fortnightoso. Per carità, super chill, ma è lui. Lei è felice di ritrovarsi in questa condizione. Io non sarei altrettanto entusiasta, ma se la Lego ti dà $1 miliardo, lo devi essere. Triste. Ci sarà la pioggia anche qua, quindi, ho visto delle zucche per terra. In quella vecchia rocca c'è qualcosa per nascondersi. Forse. Vai, vai a ripararti, la più forte. Sì, il tetto crolla, e qui finalmente i pezzi di Lego con le travi. La workbench, cioè il tavolo di lavoro di Minecraft, una roba simile. Sì, veramente, ha fatto proprio gli attrezzi alla Minecraft, in questo caso una cesta con cui prenderà la legna, immagino, forse abbiamo già previsto tutto. Guarda che fiera, però fa ridere perché il mondo in realtà è reale, è molto strana sta commistione, ok. E anche i tronchi come scivolano, è proprio come quelli del capitolo 3. Occhio che sfondi casa. Se te ne fai un'altra, abbiamo capito. Bellino, eh? Ovviamente non si può capire quanto è automatico e quanto no, lo capiremo domani giocando. Io non... Bombarola, cosa stai facendo a quella povera pecora? È pericolosissimo! Ok, niente. Però non era così 7 più, chiaramente il recinto. Quindi sarà la farm pure di animali, immagino. Addirittura il coltivare, non c'erano dubbi. È veramente simpatico lo stile, non c'è nulla da dire. Ma vabbè, i videogiochi Lego li fanno da una vita, insomma. Ok. Sta mangiando delle melanzane, credo. Ed è arrivato Bananita, non più scomparso. Che fiero. Qualcuno che è esperto mi dice che differenza c'è nella forma dei personaggi con quelli di Roblox, perché giuro di non l'ho capito. Cioè, com'è che queste due aziende non si sono denunciate a vicenda? Tecnicamente è Lego che denuncia, è arrivato dopo Roblox, no? Comunque, attenzione, perché questa parte è fondamentale, ci ha fatto capire che la notte potrebbe portare pericoli, che gioco vi ricorda questo fatto qui, e preparano insieme una balestra e una spada, corretto, di legno, quindi in realtà credo la rarità minima, e, vanno proprio a cercarsene, ok. È spaventatissima, attenzione, loro spaventati. Si è cacata sotto. I mob sono pesi. È fuggito, ok. Quindi sappiamo che esistono i lupi e qui c'è una grande città con tanta gente. Cioè, il problema è che non capiscono. Una città così gremita, come si forma? Sono altri utenti online? Esistono proprio i villaggi di NPC pieni così? Boh, capiremo.
Guardate quanta roba. Pieno, raga. Pieno come un uovo, con tutte skin che ovviamente riconoscete. Pesce secco, GG Yonder qui. Aura che per una volta non c'è il fiorellino dietro la schiena. Il leader della squadra delle Zoo. E insomma, ce ne stanno parecchie, eh? Le gaze sembrano molto standard, il che mi fa forse... Beh, no, non è vero, perché questa qui in pietra è completamente diversa. Quindi, no, forse ci sarà della varietà. Certo, non vario quanto Minecraft, che blocco per blocco gestisci, ma... Vediamo. Porta dei materiali, quello scappa dai polli. È nuovo quel tizio? Pesce secco è terrorizzato. C'era pure Fade, se non sbaglio. Mi pareva Fade, aspetta. Dovrebbe, ma non ne sono sicuro. Possiamo fare il castellone super mega castello? Yeah, guarda che roba. Yeah. Torre d'avvistamento ovviamente come l'Only Lodge. Sì, questo un pochino. Con la botola addirittura, eh. E saluti i suoi amici che stanno andando in avventure lontanissime. Da cui c'è sempre Bananita. Ma quindi questa cosa si può costruire e funziona? Sapete che in realtà, no, per quanto sembra strano, stavo dicendo, in realtà è figo, c'è questa commissione tra mondo reale, no, reale, sempre di Fortnite, e fa vedere che qui ci sono tipo degli spot, vedete, no, come delle luci che ti indicano vieni qui, il mondo sembra enorme, però ripeto, è gradevole alla vista, perché questi mondi, questi oggetti e personaggi di Lego, però in un'ambientazione reale, ovviamente non reale, però avete capito cosa intendo, no? Ci stanno già altre case, cioè un mondo abitatissimo. Ma perché saremo tutti online lì? Ma poi ci griffiamo. Ok, io ho capito quali skin stanno partecipando a questa storia. Lei è veramente convintissima di poter cambiare il mondo, eh? Ok, tanti biomi, la neve, abbiamo visto una prateria, eccetera, un po' montagnosa, un bosco, e poi qua addirittura il canyon desertico. Mi sa che per ora ci avremo questo, eh? E vanno verso questo spot che tecnicamente è un hotspot per delle risorse, immagino, ma credo che siano di fatto degli accampamenti pesissimi. Guardi Pippi. No, e i ragni pure. Ma lei è molto strana perché, cioè, sto cercando di capire anche la lore, no? Finché lei viveva da sola, questo è un messaggio importantissimo da mandare ai bambini. Finché viveva da sola, no? Anche la prima notte che era andata con Pili a cercare noi mostri, era completamente cagata addosso, è scappata via dai lupi. Nel momento in cui si è civilizzata facendo amicizia con gli altri, ha assunto tantissimo coraggio. Questo è un messaggio molto importante per i bambini. Non vi dico l'unione fa la forza, non sarei così banale, ma la società civile ci rende più sicuri, probabilmente. È molto importante, raga. Non fatevi mai sfuggire i messaggi della Lego. Guarda quello che gli è andato il ragno sulla faccia. E qua dentro che ci trovano? È un macello, ma poi gli scheletri cosa stanno facendo? Cioè, costruiscono le miniere di Moria proprio. È un casino, ma io non li disturberei. Guarda, quello ascolta la musica, non ha le cuffie. No, 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 invece sono... Ragazzi, questo è terrorizzante. Forse questi sono mob ufficiali della Lego. Lucertolone? Eh sì, è quello che abbiamo visto che assaltava il castello. Loro non ne sono preoccupati. Ah, e pushano? Ok. Vedete, veramente la società civile li ha resi fortissimi. E abbiamo questi tre biomi, secondo me, almeno per la inizialmente, poi il gioco si aggiornerà, io credo, giusto? Abbiamo il deserto, super deserto, qui è lo stesso mob che abbiamo visto, ma con la neve, e qui più o meno la società normale, civile, che avevamo visto prima, coloro che si dirigono, Bananita già è avviato, lei ci dà l'ultimo saluto prima di dire «Basta Fortnite, adesso è il momento di legarci in maniere diverse!» Noi legarci... E lei dice, certo, lo faremo con Lego. Cos'è che lega meglio di Lego? Questa non faceva molto ridere. Comunque peso. Pesissimo, pesissimo. Guardate il granchio qua. C'è un granchio molto cattivo e... Wow. Ok, fico, va bene. Il Rex che scappa, gli scheletri. Io in realtà non ho ancora capito che faremo. Cioè, entreremo dentro ed è veramente Minecraft senza un obiettivo. Cioè, come finisce il gioco? Finisce il gioco? Boh. Capiremo, posso invitare gli amici, come coesistono i vari mondi dei giocatori, se ci sono più mondi dei giocatori, ma ovviamente sì.
tutto un sé. Ma domani lo risolveremo, ripeto. Quindi mi raccomando, venite in live che lo scopriremo insieme.